Salve amici, come sempre mi raccomando, se vi piacciono i contenuti di questo canale, iscrivetevi e mettete un like. Ora vi racconto come hanno tentato di fregarmi, perché potrebbe succedere anche a voi. Questo telefono non caricava più, come vedete ora sta caricando perfettamente. L'avevo provato con tre diversi caricabatterie e col loro cavetto. Ecco, pensando che tre cavetti potessero essere tutti e tre rotti. Sono andato in uno di questi negozi che hanno aperto. Non voglio fare del razzismo, il fatto che fossero persone straniere non vuol dire niente. I quali ho spiegato il problema loro dicendo magari devo solo comprare un cavetto, visto che ho tre cavetti, ma tutti e tre piuttosto vecchi. Loro hanno provato con loro. Uno mi ha detto che doveva cambiare l'attacco e che sarebbe costato una trentina di euro. Gli altri due invece che dovevo cambiare la batteria, prezzo 40-45 euro. Mi hanno detto che il lavoro me lo facevano in un'oretta. E ho detto, guarda, oggi non ho tempo. Passo per caso al supermercato Sigma e vedo questo cavetto lungo un metro al prezzo di 5,90 euro. Ho detto, ma guarda, per curiosità provo a comprarlo. E così ho fatto. L'ho comprato e funzionava perfettamente. Ora carica perfettamente. Quindi state attenti che purtroppo io capisco che prendo dei negozi anche centrali, devono pagare l'affitto, avranno sicuramente tanti problemi, però alle volte questi negozianti cercano veramente di fregare. La fortuna è stato che l'ultimo, quando l'ha attaccato al suo caricabatterie, se no guardate ci sarei anche stato perché 30 euro, ho visto che caricava, il mio carica lento, ci bisogna cambiare. Per fortuna che ho comprato il cavetto nuovo, certo è un telefono che è già 2 anni, però se cercano di fregarti con un telefono da 100 euro, che teniamoci chiaro, piuttosto che spendere 45 euro, mi conveniva comprarmi un telefono nuovo, chissà con quelli più costosi. A me sembra che questi sappiano al massimo cambiare lo schermo del telefonino. A presto e arrivederci.